Arrivano le prime sentenze per il risarcimento riconosciuto ad un primo gruppo di ragazzi sopravvissuti al crollo della casa dello studente il 6 aprile del 2009, assistiti dall'avvocato Vania Della Vigna. Sentenze importanti perché dopo il riconoscimento già arrivato nell'agosto del 2018, dopo la morte di Michelone, il ragazzo israeliano che studiava all'Aquila, queste nuove sentenze condannano la regione Lazio, l'azienda per il diritto agli studi, a risarcire i ragazzi per i danni ricevuti a causa del disturbo post-traumatico da stress, conseguenza diretta al crollo della casa dello studente e a ciò che hanno vissuto. Un filone che nasce dalle indagini del dottor Rossini prima e del dottor Picuti poi, e dopo il sequestro dell'edificio con la condanna dei quattro tecnici per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose plurime, disastro colposo e crollo di edificio. Il Tribunale Civile con la dottoressa Monica Croci ha condannato un ente pubblico quale la Regione Abruzzo e l'ADSU, l'Azienda per il diritto agli studi universitari, a risarcire, oltre che per la morte dei ragazzi deceduti in occasione del crollo delle 3:32 del 6 aprile 2009 sotto l'edificio della casa dello studente, ma per la prima volta abbiamo delle sentenze che condannano la Regione Abruzzo e l'ADSU per le lesioni dei sopravvissuti, cioè di quei ragazzi che dimoravano nella casa dello studente, che per fortuna loro sono stati tratti in salvo e che però hanno riportato delle lesioni psichiche, quali la sindrome post-traumatica da stress. E queste sentenze, quindi che riguardano ciascuna posizione dei ragazzi sopravvissuti, sono importanti, sia perché nel panorama italiano per la prima volta viene condannato quindi un ente pubblico per risarcire i danni da morte e da lesioni, ma anche perché per la prima volta viene acclarata la responsabilità sempre di un ente pubblico per una lesione che è la sindrome post-traumatica da stress, con riconoscimento giuridico. Si tratta di cifre importanti che vanno dai 100.000 euro ai 250.000 euro a seconda della gravità della malattia riconosciuta. Io voglio rivolgere un appello al nostro governatore perché voglio ricordare che al 6 aprile 2009 quell'edificio era di proprietà della Regione Abruzzo. Voglio ricordare che le sentenze sono immediatamente esecutive, indipendentemente da appelli e quant'altro, e che finora nessuno è stato risarcito a distanza di 12 anni dall'evento.